Natale, una bella stroppiata dovete avere. Ehi, hey, rossa? Va bene? Che fai? Vamos a balar! Ragazzi, nella vita non fidatevi di nessuno. Anche i vostri migliori amici diventeranno i vostri peggior nemici. Mannaggia la miseria. Eh sì, è Natale. Se ne sta per andare. È rimasto solo l'albero, la neve. Addio. Ma che facciamo? Non ce la facciamo una gara? Una cosa? Che caspita. E che? Poi dopo ci andiamo a ricompensare con dei bei regalini che ha fatto sempre la rockstar, che poi della verità, ma sempre quelle sono le magliette, i maglioncini. La rockstar è diventata nostra nonna. Vabbè, c'è un Babbo Natale in mezzo, sapete com'è. Oggi gareggia Babbo Natale, voi non avete capito niente. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di GTA Online. Questa volta con una corsa. Questo tipo di sfida sono riuscito a vincerla un bel po' di volte. Frena. Ecco. Cioè ci siamo seriamente incastrati in questo modo. Io non ho parole, eh. Ah, invece no. Sì, se solo ci muovessimo, sai com'è. Capace che ci arriva una macchina addosso. Che te pareva? No. Esci. Cioè, raga, sono con un pizzico di vita. E giustamente, stavo pensando. Vai, cominciamo bene. Grandissima sta partenza. Grandissima. Qualcuno mi vuole male. Tutti io me li beccavo i fumi. Cioè, i fuochi là. I fuocherelli. Vabbè, quello è il karma che si è messo in mezzo. Perché come ho detto, vabbè, sono riuscito a vincere un bel po' di volte. Che poi è vero, io sono riuscito a vincere un bel po' di volte. Ecco. Ciò che volevo evitare di fare. Perché sti cosi impennano come i dannati. Vieni qui. Dai, distruggilo. Madonna santo, un pizzico lì. Oh, fuori uno. Ne resta uno. Non provo a vedere se quest'ultimo riuscirà a morire. Ma però amico, datti da fare pure tu. Oh, ma tutti io me li becchi i pali, gli alberi. Ma però, amico, e fai qualcosa pure tu. Te pareva. Niente, e tutti lei se li becca, tutta sta macchina. È grande e grossa, va bene, ma che ti devi beccare tutto. So già che quest'ultimo non riusciremo a prenderlo. Io già lo so. Eccolo qua. E l'abbiamo mancato di brutto, direi. E vabbè, che sta facendo? Ciao, buonanotte. Ci rinuncio, io veramente a guidare a questo coso ci rinuncio. Ma guarda un po', manco io ce l'avevo tutta sta fortuna. Tu mi devi dire che cacchio stai facendo, per non dire di peggio. Amico, e datti da fare pure tu, che cavolo, fai il giro giro tondo e non concludi niente. E ha vinto, giustamente, perché se facciamo giro giro tondo e nessuno lo colpisce, io almeno ne ho ucciso uno. Tu c'è sì, fat nud. Madò, tutti io me li incontri, babbalu. C'è già... Che fai? Guarda la bandiera, se proprio dobbiamo fare una cosa. Buon Natale. Natale passato. Cari ragazzi, qui non sentirete il volume del videogioco, perché ci sono quelli che come al solito mettono il microfono e rompono le scatole. Anzi, devo dire, meno male almeno che non sono italiani, perché gli italiani come al solito, ogni volta che sento un italiano, cos'è che dici? Le solite stupidate. Ma che cosa devi dire, scusa? A parte di dire, che ne so, muoviti, sta quello, sta quell'altro. Però fate prima starvi zitti, perché a me dai nervoso. Cioè, o senti il videogioco o basta. Detto francamente. Anche se Franco non c'è. Comunque questa è la modalità che a me piace di più. Prendi la bandiera, ecco. Magari non prendere il palo, eh. Cioè, bisognerebbe prendere la bandiera, non i pali. O le piantine. Ok, oh. Ecco.
dritto in faccia. Madò che nervoso, raga. Beati voi che non lo state sentendo a sti babbalucchi. Oh, beati voi. Me li devo tenere per tutta la partita. Grazie, imbecille che non sei altro. Ma però datemi una mossa, tutta la squadra, non solo io. Non dico che sono di essere un asso in questa modalità. Almeno cerco di fare più velocemente possibile le cose, così da essere un minimo che devo dire, pari? Però il fatto che ste luci veramente, cioè già c'ho la luce qua, il fa. Grazie, molto gentile. Chi c'ha la bandierina la può portare subito? Perché siamo in netto svantaggio. Giorno, si vede che lei è una brutta persona, eh? Si vede che anche lei è una brutta persona, ma non lo vuole dichiarare. Siamo in netto svantaggio. Qualcuno si potrebbe muovere, almeno chi c'ha la bandiera si potrebbe muovere. E niente, ci sono quelli che rompono. Ci sono quelli che non portano le bandierine al loro posto. Magari vi muovete. Niente, già mi stanno scassando. Kumba, ehi, tutto addosso a me, non lo so. Cioè, se non arrivavamo a metà in confronto all'altra squadra, non eravamo contenti. Oh, finalmente. Ma vi faccio vedere io come si fa. Presto, presto, 5 secondi, si fanno le cose. Non rimanete a guardare le nuvole, a guardare il sole come gira, che non c'è nemmeno. A me non c'è, ecco. Faccio pure l'istant, mo, non lo so. 9-6. Voglio proprio vedere questi 3 punti, come li riusciremo a recuperare col binocolo, ma nemmeno. Namur. Non posso dirlo perché sennò YouTube si incazza. Non avrei dovuto dire nemmeno questo, ma vabbè. Tanto ci sono le restrizioni. Ma potete fare un po' d'ordine qui sopra? State già rompendo abbastanza. Cioè già siamo in svantaggio, eh? Era lì che voleva volare. Grazie. I cavoli tuoi mai? Giustamente ci deve essere la brutta gente che deve fare come al solito. E beh, giustamente, fra tante persone a me proprio doveva. Vado 13-8. E mo li recuperiamo sti punti. Maledetta a chi non si è mosso. Grazie, alla faccia tua. Grazie. Se non li facciamo sti istanti non siamo contenti. Grazie, se si può togliere magari. Oh, inutile, in qualche modo. Ciao, scemo. Boom, le ghiadici, boom. O non fanno un cavolo, o se stanno a girare. Non lo so, ma che fate? Ecco perché io a giocare le partite con questi qui, uno dice, ma ti stai incavolando? Non è che mi sto arrabbiando perché abbiamo perso, perché ci mancherebbe altro. Ci sono le volte che uno vince, ci sono le volte che uno perde. Non è che si gioca per vincere per forza. Uno gioca per divertirsi. Ma uno come fa a divertirsi con sta gente che non si muove? Cioè, ma sapete com'è il gioco? Giocate, muovetevi. Poi però si incavolano, giustamente poi. Poi però si incavolano e vogliono avere ragione oltretutto, come se non bastasse, quando perdono. Cioè, io dico, ponetemi una domanda e fatemi una risposta. Rispondetevi da soli. Per quale motivo abbiamo perso? E verrà fuori la bella risposta. Ah, è vero. So pure stato io il cretino che non mi sono mosso. E la prossima volta mi muovo, allora. Sera. Giustamente tutte le colonne, tutti i pali, tutti gli alberi, tutto lo becchiamo noi, eh. Ora se beccavi pure quell'altra colonna, t'ammazzavo, eh. Ma guarda un po', siamo sempre in svantaggio, eh. Io mi domando per quale motivo. Dai che siamo già in svantaggio, guarda un po'. Ah, grazie. Aspetta, ma ce l'ho io la bandiera? No, mi pare di no. Cacchio volete da me, allora? Chi è che mi spara, maledetta voi? Vi volete stare fermi, per l'amor di Dio? Oh! Kumba! E fatti i cacchi tuoi, una vola a volta, sì. Ciccio, se ti togli magari riusciamo a fare qualche cosa. Io mi domando... Come facciamo a essere già con 3 punti di svantaggio? Con 4 punti di svantaggio? No. Con 2 punti di svantaggio. Come non detto, con 3, va? 3, 2. Sempre in svantaggio stiamo, eh? Non è che cambia la situazione. Certo, se solo vi muoveste, sapete com'è.
Magari, e te lo metti in quel posto, visto che voi non vi muovete, ci deve essere qualcuno come me che si deve muovere. Io almeno mi muovo, sto ben concentrato se voglio vincere. Se poi non volete vincere, lo dite subito e me ne vado dalla partita. Questo mi butterà giù, io già lo so. No, mi butterà indietro, vabbè. O giù, o indietro, sempre così è. Sempre ci deve essere la brutta gente che deve rompere le scatole come al solito, no? Se no non è Natale, no? O lo faccio io un bel regalo di Natale, eh? Io sono Babbo Natale. Non posso fare niente. Vi giuro che se fate un'altra mossa sgarbata, voi a Natale una bella stroppiata dovete avere. Cioè, per il prossimo Natale devi rompere proprio le scatole a me? Madonna, non ci posso credere. 15 a 7. Ma chi è che c'ha la vabbè, basta. Abbiamo già perso. Mi rassegno. Metto il cuore in pace. 16 a 7. Vamos a balar. Oh, 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 oh. E abbiamo perso. Oh, 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 oh. Tu che vuoi. Oh, 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 oh. Bravi rimbecilliti. E grazie alla colonna. Ah, ah. E va good paese. Niente. Ma state già in vantaggio. Ma c'è bisogno che mi dovete rompere le scatole proprio a me poi? Perché giustamente ce l'ho io la bandiera. E a chi devono rompere le scatole? A me. E se tu... Ragazzi, nella vita non fidatevi di nessuno, perché anche i vostri migliori amici diventeranno i vostri peggior nemici. Mannaggia la miseria. Vabbè, basta. Alleluia. Non ho mai fatto delle partite così schifose. Qua sono contento e sono felice, quello che cavolo è che mi trovo almeno in prima posizione nella squadra. Così vi imparate. Questo vuol dire che ero l'unico nella squadra che faceva qualcosa di sensato. Se riuscissimo a vincere almeno questo round, anche se non me la vedo tanto bene, perché fino a mo' due ne abbiamo fatti di round e li abbiamo persi tutte e due, voglio cercare di finire almeno sta partita, perché me l'avete già fatto... consumare lo stomaco. Ci sono quelli che se lo consumano lo stomaco per colpa del fumo, per colpa dell'alcol, per colpa di sti maledetti. Io per esempio me lo stanno consumando sti maledetti, lo stomaco, il fegato, l'animaccia vostra e quante ne tenete. Però bisogna dire una cosa. Buongiorno, buon Natale. Non è che il merito me lo voglio prendere tutto io, però se non ci fossi io, col cavolo che facevate qualcosa. Beve. E se sta ferma? Ma muoviti! Fai manovra! Muoviti! Fa qualcosa! No, io l'ho detto, non è che voglio prendermi tutti io il merito. Però, fate un po' 2 più 2 e guardate un po' cosa esce. E ne ho prese due di bandire. Ma magari! Ecco, se non prendevo un po' di scossa... Scossa? Va bene! Però se riuscissimo a rimanere almeno 4 a 5, 5 a 5, a meno che siamo sulla parità, magari! Mi fate un bel regalo di Natale! Grazie, buongiorno, la saluto! Lei si deve togliere! Niente, per rompere i cocones! Oh, finalmente! E ci voleva l'ultimo round per... Almeno penso sia l'ultimo round. Ma ci voleva l'ultimo... Il terzo round per farvi capire come funziona. Il bello che non sono riuscito manco a prendere la bandiera. Almeno l'avessi presa, io l'avrei messa in quel posto. Ma se non rompi le scatole... Il bello che mo... Vorrei cercare di fare una cosa. Solo che poche volte mi sono riuscito. Mi è riuscito a farlo. Aspetta, ma la bandiera... Muoviti. Niente, ti devi mettere in mezzo. Ma come mai ci troviamo di nuovo in svantaggio? Ma come mai? Io veramente non ho parole, eh. Non c'è neanche bisogno che mi pongo delle domande, perché davanti a questi babbioni non c'è neanche bisogno di porsi delle domande. Ecco, mo muoio. Ecco, mo sarà la volta buona. Ecco. Un'altra volta devo andare sopra nascosto e muoio. Maledetta quello che mi ha tagliato la strada. Grazie mille, andatevene a cagare.
Anzi, quello non rompe le scatole, per non dire di peggio. Io non posso passare da qua in mezzo, perché sennò muoio. Muoio, dovete togliervi. Siamo sempre 4-3 punti in me. Oh mio! Oh, senza casco. Sì, come a dire, la sicurezza stradale la buttiamo nel cesso. Vai, 16-10, vai! E nessuno che si muove. Cioè, se non faccio io le cose col cavolo. Vabbè, tanto abbiamo perso. Questi pochi secondi cosa potremmo fare? Potremmo guardarci negli occhi. Potremmo andare alla fanculo. Ecco. Vai, 17. Oh, e nessuno si è mosso. Cioè, va bene che mancavano pochi secondi e l'avremmo comunque persa. Ma almeno che facevamo, che ne so, 15-10, cioè 17-15, magari. Almeno non eravamo tanto in svantaggio. Ecco. Quanti round sono? Quanti round sono che io mi sto rompendo le scatole? Non vedo l'ora di... Beh, che sia l'ultimo round perché mi sono frantumato quelle cosine. E se non rompe le scatole, proprio non è cosa, non è nata. È la faccia tua. Oh, questa sarà la prima e ultima volta che mi sarà riuscito. Non calcolando ovviamente le volte, quelle delle scorse volte, quando non ho fatto il video. Perché... ci sono riuscito un bel po' di volte a fare quella cosa, solo che è complicato. Oh, questi sono i miei ragazzi. E mi raccomando, continuate così, eh. Non voglio vedere che a un certo punto della partita, plof, e mi cadono come i fiori in bocca. Che poi, in effetti, se noi dovessimo vincere questo round, e lo spero con tutto il cuore, e se lo dovessimo vincere, vuol dire che avete capito tutto della vita, dovremmo riuscire a vincere completamente la partita. Madonna, l'ho presa io. Meno male. Poi se non rompete le scatole con queste armi, sapete com'è? Non è Natale. Grazie. Niente. Madonna, mo te la buco con le ruote, eh. Hai rotto le... Ah. Io t'ammazzo, eh. Io t'ammazzo. Oddio, come mi sono passato sopra quello. Sera. Addormentato? Meglio così, eh. Che hai già, avete già rotto tutti quanti le scatole. Giustamente. Se non passo, dove passo io? Niente, tutte io me le sto prendendo le scosse. Meno male che volavo almeno. Non cadere li morti tuoi. Vedi come deve rompere le scatole. Finalmente siamo riusciti a vincerne uno. Quanto ancora deve durare sta partita? Madonna, li state frantumando, giuro. Veramente. Mamma mia, ragazzi, non potete capire quanto ho digerito. Qua si sta facendo notte, eh. C'è già la sera. Ok, se riuscissimo a vincere anche questo round, vi darei un bacio. Questo se non rimane qui a rompere le scatole, per cercare di rompere le scatole a me, non è contento. Già che siamo riusciti a vincere un round, e già che sei venuto tu a rompere le scatole, e già sai... Meno male che sono rimasto almeno io là sopra. Se fossimo caduti tutte e due... Hey! Niente. Alla faccia tua io ce l'amo e posso passare così. Anche citare. Anche rompere le palle. Ecco, l'ho detto. Niente, deve rompere le palle. È inutile. A mo se ne va in piazza la moto. Cioè, mica frena la moto. Oh, è inutile. Buongiorno, tutto a posto? La vedo male. Me. Kumba. Ma tu, Starman, proprio dopo rompi... I scatola a me. Scusate ragazzi, sto parlando sempre in dialetto barese, ma è così. Ragazzi, quando ci vuole ci vuole. Bisogna far sentire le proprie... i propri pensieri, i propri... come dire... le proprie riflessioni, bisogna gridarle. Oh. Oh, se non vai a sbattere da qualche parte, non sei contento. Stiamo a fa ping pong. In questo momento mi sento tantissimo Babbo Natale che porta i regali. Sta portando le bandiere. Vabbè, sempre regali sono. E Rudolf, dove sta? Niente, la moto oggi... non sai, scivola, sta ancora il ghiaccio. Si prega di andarsene, eh? Propa, accupa... Ecco. Te l'ho già detto che stai rompendo i tre quarti? Ah, vabbè, no, non c'ho il microfono. E allora non sente. Inoltre, io potevo anche rimetterlo il volume... del gioco, perché tanto, boh, sembra non stia parlando nessuno. Oh, 20 secondi! Il bello, ragazzi, è che potremmo anche arrivare pari, in effetti. 18! Vai! Per favore, porta anche quell'altra bandiera, così almeno 19, dai! 19 a 18! Qui siamo arrivati pari.
alla fine. Ridendo e scherzando. Incazzandoci e bestemmiando. Quanto ancora deve durare sta partita? Madonna, io non vedo l'ora che finisca. Siamo arrivati al round 6. E se non sbaglio, in tutti i round sarebbero dovuti essere 2. Cioè, da 2 a 6. Questa bandiera domani mattina arriva? Ma mo arriva pure Pasqua, cioè, secondo me. Come non lo sa? Come non lo sappi? Io ogni volta vedo una moto. Già, mi dovevo fare il segno della croce, che sarà questo marpione a rompere le palle. Ti vuoi levare davanti alle scatole, no? Non è proprio cosa tua. Oh, 88, conferma. Sta pure Stepney nella partita, va. Oh, veloce, veloce, veloce. Mamma mia, all'ultimo! Il recupero! Da parte di Vincent. Spareggio. Cosa? Ma cosa vi stringete la mano? Quell'altro il cappuccetto. E adios, eh. È un voto che mi vado a prendere la bandiera. Sto fissato. La maglietta io. E va bene, andiamoci a fare un po' di compere. Poi un po' di compere. In realtà dovremmo averle. Ok, Babbo Natale oggi deve fare un regalo. Madonna, come lo faccio a me il regalo? Ok, una taglia è stata messa a coso. Ok. Ci posso credere, pure rincorso dalla polizia. Cioè, pure inseguito dalla polizia. Detto? No, mi pare di sì. Stanno inseguendo lui. Oh cavolo. Dimmi che l'ho ucciso. L'ho ucciso. Grande. No 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 no. E giustamente. Vabbè, fin quando mi uccidete voi. Ah, grazie. Grazie poliziotti. Ormai quest'anno, veramente quest'anno è una tragedia greca. Per riuscire a fare un video, già a 6 sono riuscito a organizzarmi questi 2 giorni. Ma lunedì, venerdì / sabato, 3 giorni, anche se in realtà sono 2, perché ho detto, se non dovessi riuscire a fare venerdì a mandare il video, cerco di mandarlo sabato. E infatti ecco perché io ho scritto nella descrizione venerdì / sabato, sempre alle 12. Se non alle 12, alle 5 di pomeriggio. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto come al solito. È stato un video così particolare, scleroso contro quelli là che veramente, mamma mia, non faceva niente. L'altro che rompeva le scatole con le mitragliatrici. Che cavolo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Bella ragazzi.